Ciao a tutti amici e bentornati in questo nuovo video! Fa freddissimo, cerco di nasconderlo, andiamo avanti. E ci sono ancora io! Ma pensa! Non ho capito il motivo però. Pensate che storia! Non allora, vuole dire che video è. Ma te lo dico, perché dovevamo andare fuori per fare questa cosa. No, a me no, a me sembra soltanto impaurito come costantemente è. Quel cane è sempre impaurito. È sempre impaurito perché? Ma non perché ogni volta che sono nei paraggi, sono impauriti persino dell'erba su cui cammina. Ma cosa? Ma che dici? Ma che dici? Allora, stai solo rosicando. Guardate il mio make-up di oggi. Ragazzi, commentate sotto se è un bel make-up o no. Secondo te? Allora, da 1 a 10. Può dire che è molto particolare, per cui gli darei un bel 8. Ok, ok, non male, non male. Ragazzo, guardate quanto sono brava a fare box. A fare box? Vai, voglio vedere quanto sei brava a fare box. Allora, farò semplicemente una cosa che dimostrerà tutta la mia forza. Vai, mostrati, mostrati. Ah, no, che carina, sei proprio brava. Bene. Siamo qua con la nostra Mary, con la nostra Giulia. Abbiamo fatto un restauro completo qui da shampoo all'Eur. Com'è, moro e biondo? Cromaticamente perfette. E oggi andremo a registrare una cosina insieme. Cosa registriamo oggi? Una puntata per citofonare le... Let's go! Ringraziamo anche Alice per il meraviglioso trucco che ci ha fatto. Ragazzi, siamo su un set. Esatto. Dove vi ho portato? Siamo dove? Con Maria Tona. La nonna e lei, d'Italia. Ma lei non è una nonna vera, lei è una nonna soltanto per l'età, ma non lo sembra. Adesso vi faccio vedere un po' cosa c'è sul set. Abbiamo delle belle fragole fragolose, che poi in realtà c'è come termine. Poi abbiamo tutti questi ingredienti e soltanto in puntata, poi sul citofonare Rai 2, potrete scoprire a cosa serviranno questi ingredienti. Il Marco decide, capito? Marco, Marco mi sa che blocca tutto. Marco bloccherà l'outfit della nostra Maria. Aia, aia, aia. Marco, ti immagini che Marco blocca il mio di outfit? Te credi che l'ha bloccato? No, no, io mi credo molto family friendly. Ok. E eccoci finalmente con Giulia, la nostra amica, con la quale prepareremo delle bellissime maschere per il problema dei brufoli. Giulia, come hai vissuto Giulia questo problema? Allora, io personalmente non ho mai sofferto di questo problema fino ad adesso, che sto affrontando un periodo stressante. Abbiamo finito! Esatto. Adesso sono radiosa perché abbiamo fatto due maschere. Esatto. E adesso ve le mostro. Abbiamo fatto questa e questa. Ingredienti top secret fino a quando uscirà la puntata Rai. Questa domenica. Oh, fa freddissimo però, non è giusto! Che cos'è sta roba? Allora, vieni qua. Praticamente, perché ti ho portato qui? Dimmi. Perché praticamente... Ma si sente almeno o c'è il vento? Non lo so. Vabbè. Ditemelo voi. Dobbiamo fare un prank a Dani. Ok. E ti voglio dire che voglio stare con te. E voglio vedere la tua reazione. Quindi tu stai al gioco. In caso debba succedere qualcosa di strano, un po' strano, un po' impulsivo, giustamente. E quindi probabilmente ti vorrà sentire perché... non glielo fai oggi? No, non glielo faccio oggi, però tu tieniti pronto a rispondere al telefono e improvvisare qualcosa. Okay, tu sei d'accordo con la cosa? No, io non sono d'accordo. No, scherzo, ho paura però... No, il qua che mi... Ma bellissimo, aspetta. Non farti lasciare. No, non lo farò mai, tanto ormai io ho fatto qualsiasi cosa a quel ragazzo, purello. Poverino. Ma sei rientrato? Sì, ormai gli ho fatto qualsiasi prank. Quindi Dani è di là. Io penso glielo farò in giornata o domani. E quindi va bene. Tu tieniti pronto. Ok ragazzi, ci sono i cani laggiù e non dovrebbero stare là dentro. Ora Monicaccio. E sai perché sono qua? Perché? Perché sto per fare una cosa che mi piace moltissimo. E sarebbe? E non è mangiare. Ok. Bensì sto per fare il minuto filosofia. Per cui iniziate a scrivere tutti nei commenti hashtag minuto filosofia. Sono tre commenti. Minuto filosofia. Allora, infatti, a proposito, colgo lo spunto per parlare di un argomento importantissimo, cioè la crescita personale. Cioè, come si diventa felici, no? Come si raggiunge la felicità? La felicità, ho sempre pensato che fosse assenza di problemi. E in realtà, la felicità non è nient'altro che
saper affrontare i problemi, saper gestire i propri problemi che si hanno sempre evitato. Per cui io sono qua per parlare appunto di crescita personale. Non sono un guru né nessun altro, sono semplicemente una semplice ragazza di 19 anni, che non le dimostra, sembro tipo una di due, che cerca in realtà di migliorare se stessa. E cercando di migliorare se stessi si ha un amore verso se stessi. E io penso che le basi per migliorare se stessi siano proprio qui. Cioè, tra queste pagine, a proposito di libri, io penso che le persone siano libri viventi, ognuno racconta la propria storia, bisogna essere aperti a parlare con loro proprio per questo motivo, perché più informazioni ne sappiamo, più alla fine la nostra vita continua a colorarsi e alla fine dobbiamo cercare di innovarci costantemente per scoprire dei lati di noi che se non facessimo questo non riusciremmo a scoprire. Quindi alla fine io vi consiglio sinceramente di essere aperti alla novità e se non arriva, perché molte volte la nostra vita ci mette in una posizione di stallo, quella è la parte migliore perché lì possono crearsi nuove cose, soltanto se voi farete il passo verso di queste. Quindi aprite questi o apritevi con le persone o ascoltatele e vedete che ci sarà una nuova era costantemente ogni giorno. Allora ragazzi, io mi ero completamente dimenticata di questo video e direi che adesso che la situazione si è anche placata, Dani è di là e direi che è il momento di chiamarlo per realizzare questo prank, questo famoso prank che sarà molto molto grave, non so come potrebbe reagire. Dobbiamo capire se chiamerà Ergi alla fine, perché non so cosa aspettarmi da questa situazione. Adesso andiamo a chiamarlo. Adesso Dani è con Ace e Saturn, adesso vado sopra, sistemo un po' la postazione. Lui non mi ha visto in tutto ciò perché è in telefono di lavoro, è in chiamata di lavoro, non so più parlare. Per cui adesso nascondo il telefono. Vediamo qual è la stanza più ordinata. Allora, penso lo metterò qua dentro, proprio che lo metto qua che vede il buchino alla telecamera, così almeno può riprendere di là. Aspettate che la sistemo. Ok, allora l'inquadratura mi ha fatto prendere veramente un sacco di tempo. Gli ho mandato un messaggio adesso che ho finito di settarla. Troverò un modo per farlo sedere qua. Amore! Sali! One eternity later. Sei chiamando, amore? Che succede? No, è piccolo. No, aspetta un attimo, sediti, poi ci pensiamo. No, ma ti se vorrai ancora farlo. Che vuoi dire? Non ma non hai già fatto sta cosa? Letteralmente no, 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 non è un prank. È un prank? Te lo prometto, non è un prank. Dove sta la telecamera? Prometti. Ma se non ho neanche parlato. Promettimi che non è un prank. Perché già ti vedo, cioè già sono abituato a questo. Ti prometto che non è un prank. Perché dovrei farti questa cosa? Dai, non promesso, sai neanche di cosa sto per parlare. Me l'hai promesso. Non so come dirti questa cosa. Amore, mi sembri disperata. Ma è così tanto esagerata? Sì, perché non so come dirtelo, perché non so come potresti prendertela. Penseresti che è tutto uno scherzo, ma ti dico che è vero. E mi sento super in colpa per questo, ma non posso mentirti. Io ti voglio abbastanza bene da volerti dire la verità. Io abbastanza bene. Non mi ami? Non penso. Perché? Perché mi piace ancora Ergi. Ma tutto il tempo che siamo stati insieme? No, no, cioè secondo me magari sotto sotto sì, però non... quando cioè tutto visto... il tempo noi siamo stati insieme ti piace Ergi? Sotto sotto sì. Ma è possibile? Che vuol dire sta cosa? Perché non me l'hai mai detto? Come l'hai scoperta sta cosa poi? Quando l'hai rivisto. Quando l'hai rivisto? E cosa è successo quando l'hai rivisto? Poi è passata una settimana e mezzo fa, eh? Infatti ho continuato a ripensarci e ho continuato anche a scriverci, per cui... Cioè, perché ci hai scritto senza dirmelo? Sì. E perché? Perché sentivo che era la cosa giusta da fare. Ok, vabbè, la cosa giusta da fare non è proprio giusta nei confronti. Perché non pensavo che si sarebbe trasformato in concretezza, pensavo che sarebbe rimasto lì tra due chiacchiere, tra due ex e basta. Invece io voglio stare con lui. Vuoi stare con lui? Sì. Ma perché? Cioè scusa, dimmi perché non ha funzionato tra di voi tempo fa e perché ora vorresti ritornarci. Cosa è cambiato? Poi perché hai deciso di fare una relazione con me se... Perché non lo sapevo. Che vuoi dire? Perché non mi ero mai resa conto che, cioè, veramente ci tenessi così tanto a lui. Sì, ma io prima, fino a quando noi ci siamo messi insieme, ho fatto un attimo... Ho pensato bene se è una cosa giusta, se io non voglio farti male in qualche modo, se io sono sicuro di voler questa cosa. Io sono sicura, ma poi
questa cosa che c'era dentro di me è stata ritirata fuori in un modo esagerato quando l'ho rivisto. Ma te sei sicura che non c'è la telecamera? Cioè, guarda, dai, ti prego, promettilo, sennò mi arrabbi. Te lo prometto, ti ho detto che se non è così. Per questo è difficile. No, smettila con questi scherzi. Io sto cercando di parlare e tu pensi ai prank. Mi dispiace, non so che dire. Perché devi pensare ai prank se io ti sto dicendo che io non provo più le stesse cose per te, voglio stare con Ergi e tu pensi ai prank? Cioè, come ti viene in mente di pensare ai prank? Cioè, vuoi essere la mia da te se te mi stai visciando? Certo, perché ti sto cercando di parlare, allora, spiegami questa cosa, no? Cioè, io voglio solo sapere questa cosa, cioè, mi sembra incredibile perché mi sono fidato di te e ho fatto male, sinceramente, se te mi stai visciando così. Le cose comunque finiscono. Ma le cose... Va bene, se te credi questo, va bene, io non pensavo dovesse venire in realtà, cioè io volevo, stavo pensando veramente di avere un futuro con te. Anche io l'ho pensato, poi però è stato messo in dubbio. Da cosa? Da Ergi? Sì. Ma perché? Cioè, ma che... Non ci credo perché non saresti così tanto stronzo, non è possibile. Cioè, o sei diventato un mostro da non so dove, o non è vera questa cosa, io secondo me non è vera questa cosa, infatti voglio vedere dove sta... Non è possibile. Ancora? Promettimi, giurami su tua madre che non è vera questa cosa, perché non ci posso credere. Ma te così tanto stronzo non sei te. Non sei te, o sei impazzita o non sei te. Dai, ti prego. Sei te o no? Sono scherzi a parte. Eh? Sei su scherzi a parte. Lo sapevo, ero sicuro. Ma dove sta la telecamera? Ti prego, dimmi. Non mi lasciare mai, ti prego. Mi sembrava troppo incredibile per essere vero. Eccolo! Visto, ragazzi, stavolta non ci sono cascato. Che sono un po' ci stavo cascando, dai, va bene. È stato difficilissimo. Mi sono contenuto, sono stato calmo. Ok ragazzi, eccoci giunti alla fine del video, qui c'è Dani. Nulla, lasciate like, commentate, iscrivetevi al canale di Giulia e anche del signor Dani. Un bacione.